Siamo tornati per un nuovo spettacolo. Era dopo 3 mesi che nessuno ci aveva né visto né sentito, comunque sia pochi. E siamo un po' di meno, ma siamo pronti per presentare un altro progetto. Alla mia sinistra Emma Bali, e alla mia destra Riccardo Laiali e Giovanni Pomi. Dunque, in questi mesi abbiamo lavorato, ho scritto un altro pezzo teatrale, un altro testo, e il titolo di questo nuovo progetto è 45 giri. Questo progetto, che includerà anche il laboratorio teatro danza, parla di una ragazza che si chiama Matilda. Una pazza fulminata, cosciente, coscientissima di essere pazza, che attraverso un flusso di coscienza, una sorta di monologo, cadrà in molti argomenti che in realtà sono argomenti della vita di tutti i giorni e che riguardano tutti, che aleggiano un po' sopra il presente di tutti noi. L'identità, l'appartenenza a un contesto sociale, i nostri sentimenti, la gestione e le banalità delle emozioni e argomenti a volte anche abbastanza pesantocci, abbastanza che gravano su tutti noi, che a volte nessuno ha il coraggio di dire, ma che Matilda avrà il coraggio di esporre di, attraverso la sua pazzia, di renderle con una semplicità quasi paradossale. Matilda, cosa ci vuoi dire su questo personaggio? Oddio. Complesso. Complesso perché è complessa Marta, complesso perché Marta lo ha creato, quindi sarà sicuramente una sfida stimolante. Quindi Matilda si scopre, cerca di scoprirsi e cadrà però in un circolo in cui vedrà cadere tutte le sue sicurezze. Si troverà debole, si troverà ad affrontare delle situazioni che non aspettava, si troverà a confrontarsi con altre persone, perché prima lei è sempre vissuta da sola e quindi... Il Ma, cioè, io confronto, non voglio svelare esatto, troppo, non così, svegliamo, oh, non svegliamo, però basta! il confronto lo stiamo mettendo anche nel montaggio. Il montaggio è un montaggio diverso rispetto a quello che abbiamo fatto sempre, perché è un montaggio fisico, a livello di corpo i nostri amici stanno lavorando molto di più. Quest'anno è molto faticoso perché siamo sempre in continuo movimento, sempre ci muoviamo come se rimbalzassimo su materassi di piume quasi e quindi prima bisogna imparare i movimenti, poi bisogna ripeterli, cercare di essere sempre più fluidi è dura, ci sporchiamo perché ci rotoliamo nella polvere del teatro costantemente, però. Però è un lavoro bello perché riesce a rendere attraverso i movimenti quello che le parole complesse, che esprimono messaggi complessi, altrimenti non renderebbero. Quindi ci vuole il movimento, ci vuole il corpo, come ogni cosa. Chiaramente sono argomenti difficili a cui noi non ci sentiamo di dare una risposta. Sono domande estremamente complicate a cui nessuno risponderà e a cui noi non risponderemo e probabilmente ogni persona del pubblico che sarà tra il pubblico riuscirà a rispondere, ma sarà una risposta soggettiva, a coscienza di ognuno di coloro che sarà seduto a teatro. Beh, sì, bisogna chiaramente sempre stare attenti a ciò che si dice, quindi bisogna avere coscienza appunto di quello che diciamo e diciamo. Vuoi starci E diciamo. poi niente, insomma, bisogna. Quest'anno lavoriamo molto, come ha detto il mio esimio collega, il mio alter ego. La Controparte. mia controparte, stiamo lavorando molto, soprattutto anche dal punto di vista corporale, ma anche dal punto di vista mentale. Ci sono molti più ragionamenti Sembra cercare di capire quello che c'è sotto. Esatto. Quindi vedremo, poi Vedrete, vedrete, vedrete perché ci soprattutto. vedrete una volta al mese e vi racconteremo appunto gli sviluppi, perché un testo e un montaggio è bello perché cambia sempre tutto, fino alla fine, fino all'istante prima della messa in scena, cambia sempre tutto. Quindi seguiteci. 45 Aspetta, giri. chiudiamo con questa citazione. Ghiaccio qua giù, no, giaccio qua giù. Giaccio qua giù Significativa. con pennarelli colorati in mezzo a errori strampalati e malsani tra due colonne bianche e nere di pomi. E così chiudiamo. Vi aspettiamo una volta al mese, 45
Giri. Non ci credi?